sì, il 31 ci riproviamo. Questa è la cosa più importante da dirci subito. Ci riproviamo, scendiamo in piazza contro il governo. Scendiamo in piazza contro il governo cercando di essere in tanti e di far capire che non siamo quelli che dicono io voglio cambiare le cose, però non ti mi piace. Io sì, certo, qui lo critico, cioè come fa Casini, forse esagerato, cioè come fa Bersani. No, noi vogliamo essere contro questo governo perché non siamo d'accordo, anzi, dico di più, perché non siamo pronti, certo, non siamo pronti a tornare al Medioevo, che è quello che vuol fare questo governo. Non siamo pronti a tornare ad una società selvaggia nella quale siamo tutti merci, merci a basso prezzo, pronti da vendere agli europei. Guardate che molti stanno facendo questo, fa una specie, avete visto, va all'estero e vende l'Italia, dice si può comprare, venite, anche i cinesi hanno detto bene, 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 cioè il fatto che i cinesi dicano bene, si può investire in Italia, tra un po' un operaio cinese prenderà più di un operaio italiano. Già quelli coreani lo fanno, per chi ha un po' di anni si ricorda, forse, in qualche anno fa. Ciao Paolo, salutiamo Paolo. Chi ha un po' di anni, dicevo, si ricorda che qualche anno fa si diceva che l'esempio non era la Cina l'esempio era la Corea del Sud, si dicevano, portano le fabbriche in Corea del Sud perché in Corea del Sud gli operai sono pagati molto meno degli operai italiani. Oggi l'operaio della Corea del Sud prende molto di più di un operaio italiano. Quindi i cinesi tra un po' delocalizzeranno le fabbriche in Cina per portarle in Italia perché c'è un super sfruttamento unico al mondo. Questo è quello che stanno pensando di fare, cioè di fare un paese low cost come i voli della Ryanair. Tutto lo costa, a basso prezzo i servizi, a basso prezzo i beni comuni, una svendita totale. E Monti è, come si dice, l'agente commerciale di questa svendita del nostro paese. Se vogliamo vedere cosa ha in mente, bisogna guardare la Grecia. Perché la Grecia non è un caso, non è un'eccezione, non è una cosa estrema. La Grecia è prima di tutto un esempio. Hanno voluto massacrare i greci per spiegare a tutti noi che dobbiamo accettare gli stessi misure, la stessa politica che hanno fatto contro i greci per la paura di non finire come i greci. Cioè stanno applicando la stessa politica che ha portato la Grecia all'Italia, spiegandoci che è per evitare di diventare come la Grecia. La Grecia è un paese che è tornato indietro davvero su alcune cose, all'Ottocento. Non c'è più la scuola pubblica, non c'è più la sanità pubblica, cioè c'è una cosa, una società in disfacimento, si devono auto-organizzare nelle scuole, eccetera, per avere le cose minime. Le cose stanno andando avanti, perché adesso questa ricetta greca la stanno applicando al Portogallo, dove hanno privatizzato tutta la sanità. Pochi giorni fa c'è stato un servizio su una televisione che faceva, che colpiva, che credo che sia più significativo di tante altre cose. Hanno privatizzato il 118, cioè le ambulanze, è un servizio privato e hanno fatto vedere che questo parco vuoto, di pieno di ambulanze ferme, con tutto il personale fermo, quindi tra un po' verrà chiuso il licenziato, mi pare evidente, chiuso i licenziati, questo personale delle ambulanze è tutto fermo, perché è fermo? Perché hanno privatizzato il servizio. E quindi se uno casca per terra deve garantire che paga il costo dell'ambulanza, se no l'ambulanza non viene a prenderlo. Questo è quello che stanno facendo in Portogallo. Domani c'è lo sciopero generale in Spagna. Che cos'è? È sulle leggi sul lavoro del governo Rajoy. Chi si è congratulato per primo? È una domanda facilissima. Col governo Rajoy per le leggi sul lavoro? Monti si è congratulato e ha detto vorrei farle anche in Italia, forse in Italia non riesco a farle così, perché semplicemente quelle che fa oggi in Italia sul lavoro, il governo Monti, sono le leggi prima che hanno fatto in Spagna, cioè in Spagna hanno fatto due grandi operazioni nel passato, le ha fatte anche, bisogna dirlo, il governo Zapatero, perché purtroppo una delle ragioni dei guai che noi abbiamo
siamo oggi è che abbiamo, almeno nella sua maggioranza, in Europa, centri-sinistre o sinistre che fanno la politica della destra e quindi, nella sostanza, applicano le stesse ricette. Cosa avevano fatto in Spagna? Hanno fatto esattamente quello che hanno fatto in Italia, cioè, uno, hanno abolito il contratto nazionale a favore dei contratti cosiddetti aziendali, come fa la Fiat, due, hanno abolito l'articolo 18 che c'era anche in Spagna, dell'indennizzo, cioè se anche hai ragioni che ti hanno licenziato ingiustamente ti danno dei soldi, ma in fabbrica al posto di lavoro non ci viene più. Questo l'ha fatto il governo Zapatero. Allora mi direte, cosa fa ora il governo nuovo? Va oltre, abolisce il contratto aziendale a favore del contratto individuale, cioè ogni lavoratore può contrattare, si dice, una riduzione del suo salario o una riduzione dei suoi diritti anche rispetto al contratto aziendale pur di lavorare. Secondo, riduce l'indennità che si prende per i licenziamenti ingiusti. Era ancora un po' alta, ne tagliano un pezzo, dopodiché li rende ancora più facili. Quindi, se Monti si congratula con la Meloni, lui che fa, diciamo, il primo passo, vuol dire che sta andando in quella direzione. E io considero una colossale ipocrisia questo balletto di chiacchiere che si dice oggi, qui non faremo gli abusi, non faremo le esagerazioni. Quello che stanno facendo è un abuso. La cancellazione dell'articolo 18 è in via libera ad ogni abuso dei luoghi di lavoro. È l'estensione della precarietà a tutto il mondo del lavoro. Prima si diceva che c'erano i precari e quelli con l'articolo 18. Adesso, per superare la precarietà, diventiamo tutti precari. Perché che senso ha questa ridicola cosa che stanno dicendo? Per cui dicono, sì, ma ci sarà più facile avere il contratto a tempo indeterminato. Certo, il contratto a tempo indeterminato forse ce ne sarà qualcuno in più, ma siccome è con la libertà di licenziamento, è un contratto a tempo determinato come tutti gli altri. Cioè non c'è più il contratto a tempo indeterminato, c'è solo la libertà di licenziamento. E lo fanno con una colossale ipocrisia, spiegando che non è così grave, e bisogna dirlo, lasciatemelo dire. Parliamo male per un secondo del Presidente della Repubblica. Adesso, alla manifestazione avremo uno striscione, infatti, tra gli altri, che dice contro il governo Monti Napolitano, perché la verità è che il governo è il governo Monti Napolitano. Questa è la verità, non giriamoci intorno. Il Presidente della Repubblica garantisce che non ci saranno licenziamenti ingiusti. Come fa a garantire? Tra l'altro ha già detto che non si ricandida, cioè quindi vuol dire che quando questa legge diventerà operativa lui non sarà più al Quirinale, quindi non si potrà più andare al Quirinale a dire tu eri quello che garantivi, non funziona. Quindi il ruolo del Presidente della Repubblica è molto negativo in questo momento del nostro paese, intanto perché sta affermando un ruolo che non è previsto, perché l'Italia non è una monarchia. Non è una monarchia, noi siamo una repubblica costituzionale parlamentare, quindi il Presidente della Repubblica deve avere il ruolo di garante, non di capo ombra del governo, che sceglie, che tra l'altro fa anche qualche volta il furbo, perché interviene su tutto ormai, tra un po' interverrà anche sulle fioriere che ci sono, come faceva Berlusconi che voleva discutere delle fioriere, anche lui tra un po' discuterà delle fioriere o degli alberi da tagliare. Da un lato interviene su tutto, dall'altro interviene su quello che gli fa pare, perché quando i sindaci della Valle Susa hanno chiesto di essere ricevuti, guarda caso, è l'unico caso, ha detto questo non è un problema di mia competenza. Dire che bisogna tagliare l'articolo 18, sì. Dire che, come è stato ricordato prima, perché è stato Napolitano, dire che dobbiamo fare l'austerità perché siamo un paese che vive al di sopra delle sue possibilità, ma chi vive al di sopra delle sue possibilità? Chi? Ci sono quelli che vivono al di sopra delle nostre possibilità,
I ricchi, le banche, la finanza, i burocrati con tanti soldi, i manager che guadagnano da 500 a 1000 volte lo stipendio di un operaio, quelli vivono al di sopra delle possibilità di tutti e non sono toccati. Noi viviamo e siamo costretti spesso a vivere al di sotto dei livelli di dignità garantiti dalla Costituzione. E guardate, certe chiacchiere, certi dialoghi che fanno, certe espressioni sono significative. Il ministro del lavoro Fornero, professoressa, mi è venuto in mente, l'ha detto un insegnante di un'altra assemblea che abbiamo fatto. Vi ricordate la lettera di Don Milani, lettera a una professoressa? Qualcuno di voi se la ricorda, è stato un grande libro del 68, dove questo prete Milani, Don Milani, si rivolgeva a una professoressa immaginaria, che era una professoressa autoritaria, che bocciava, che ingiusta, eccetera, per spiegare come doveva essere la giustizia. Quindi era, ecco, in realtà non era immaginaria, era la Fornero. Era la Fornero, cioè la professoressa cui indirizza la lettera a Don Milani è Elsa Fornero. State tranquilli, era quella lì. E io penso che la Fornero è una di quelle che sparano continuamente questa parola, merito. Dobbiamo passare dalla società dei diritti, dell'eguaglianza, cioè alla società del merito. Ce lo spiegano tutti i minuti. Il merito è un gigantesco imbroglio. È un merito, il merito è gigantesco. È la frase di fondo, no? È il gigantesco imbroglio, per due ragioni. Uno, perché se ci fosse vero il merito, il 90% di quelli che parlano di merito non sarebbero dove stanno, sarebbero molto più in basso. Per il merito lo confondono con fedeltà, raccomandazioni, clientele. Due, perché il merito, quello vero, deve servire a ottenere il di più, non quello che è garantito. Questa è la cosa più grave, guardate bene. Ci spiegano che noi dobbiamo avere il merito per poter vivere dignitosamente. Ma questo è garantito dalla nostra Costituzione. Il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto alla scuola e allo studio, il diritto alla sanità, non è che devi essere meritevole per averli, la società te li deve dare, il merito è per il di più. E invece stanno costruendo una società ribaltata in cui quella che è la base diventa il tetto, cioè tu passi una vita col merito per poter avere cose che dovrebbero essere il tuo punto di partenza. E questo è per i giovani, questo è per le donne, questo è per i grandi. Pensate questa cosa allucinante del punteggio a punti che danno i grandi. Concorso a punti, ma non per vincere qualcosa, per vincere il diritto a non essere perseguitati dalla polizia, cacciati, non essere clandestini. Cioè, tu fai il concorso a punti per diventare cittadino garantito dalla Costituzione. Ma vi rendete conto che dove stiamo precipitando? Stiamo precipitando in una società dove, siccome non possono più fare la crescita, perché è evidente che certi livelli economici non potranno essere raggiunti, quando dicono che ci sarà la ripresa, eccetera, stanno imbrogliando, e lo sanno anche loro. Perché noi siamo una società avanzata che non può continuare a produrre rifiuti, automobili, frigoriferi, eccetera, o altre cose. Cioè, quel tipo di crescita lì è arrivata a un certo punto. E allora, per riconquistare il guadagno e la speculazione, fanno le piramidi ancora. Ma invece che innalzare le piramidi verso l'alto, le scavano verso il basso, fanno sprofondare la gente, i diritti per poter ricostruire disuguaglianze su cui guadagnare. E non a caso gli interessano i beni comuni, gli interessano i beni, perché lì si guadagna, e lì si guadagna, certo. Mangiare, bere, dormire, avere le cose minime, respirare, sono cose a cui non possiamo fare a meno. Un attacco vero, perché è lì che si guadagna. Dice, c'è stato un referendum che ha detto che l'acqua deve essere pubblica. Come la fanno i fumi? L'acqua è pubblica, ma è rubinetto, no? La tubatura, no? Quindi è pubblica l'acqua che c'è dentro, ma la tubatura no. Sono clausole che sembrano uscire dai giornalini di Paperone de Paperone, no? Quando c'erano le clausole in piccolo in cui veniva imbrogliato Paperino per chi leggeva quei giornalini, perché c'era sempre la clausola sotto.
Ecco, stanno facendo questo e stanno distruggendo la cosa più importante che abbiamo conquistato in Italia e in Europa, cioè lo Stato sociale. Vogliono metterlo in vendita con l'idea di copiare il modello americano, quel modello che è in crisi, che Obama, con tutte le sue contraddizioni, vorrebbe cercare un po' di modificare, copiando l'Europa. E le classi dirigenti dell'Europa dicono: no, bisogna copiare l'America, quella dove non c'è il diritto alla sanità per tutti, dove non c'è il diritto al lavoro, dove non ci sono i contratti, dove c'è uno super sfruttamento diffuso, dove non ci sono quasi più i sindacati, dove non ci sono più diritti, dove tutto è fondato sul mercato. Lo vogliono fare ovunque, lo vogliono fare nella scuola. Adesso vogliono abolire il valore legale del titolo di studio. E significa che la laurea che hai fatto tu, magari con fatica, non vale più niente. Non vale più niente. Sceglieranno loro chi prendere, come l'articolo 18, la distruzione di un valore comune. E certo, quella della Bocconi varrà ancora di più. Come negli Stati Uniti, dove si arriva a prendersi, dove i poveri possono anche essere laureati, ma sono laureati in università squalificate che non vanno da niente. Oppure vogliono sostituire per i giovani il diritto allo studio, cioè il diritto a poter frequentare, pagati, la scuola, l'università, che era un grande principio, il famoso, questo lo dicono i progressisti, il centro-sinistra, il prestito d'onore. Ai giovani fanno il prestito d'onore, sembra una grande cosa. Allora, negli Stati Uniti il prestito d'onore sta diventando questo. Sta diventando che i giovani sono indebitati già a 30 anni e non ce la fanno più, perché siccome anche lì c'è la crisi e quelli che fanno il prestito d'onore per studiare, poi è un prestito, dice la parola, non è un regalo, lo devi restituire, e siccome tu paghi un sacco di soldi per fare, non so, prendi un prestito per fare la laurea in un'università buona, di quelle che contano, di quelle che valgono molto, poi quando hai fatto questa laurea anche lì succede che ti offrono un posto al McDonald's. E quindi non ha una retribuzione, uno su 100 ha da guadagno il merito, gli altri, tutti gli altri, finiscono in lavori poveri sottopagati e quindi non hanno più i soldi per pagare il debito d'onore. Allora cosa fanno? Hanno altri debiti, fanno altri debiti per pagare i debiti, e fanno i genitori i debiti e si vendono la casa. Questo è un meccanismo che ha un nome nella nostra cultura, si chiama usura. Noi siamo in mano a un'usura interna, siamo in mano a un'usura internazionale che ci sta mangiando le vite per salvare i guadagni delle banche e della finanza. Questo è quello che stanno facendo. E noi siamo partiti col nostro movimento con questa convinzione, che quello che abbiamo di fronte è un avversario non solo. C'era Berlusconi in Italia. Berlusconi non ce la faceva a fare queste cose. Immaginatevi adesso, non scherziamoci, immaginatevi Berlusconi che portava l'età di pensione a 70 anni, che cancellava l'articolo 18. Immaginatevi che privatizzava tutto, che attaccava il diritto di sciopero. L'Italia sarebbe in sordo. Questa è la verità. Sarebbe in sordo. Tutti i giornali, non si può fare, eccetera. Hanno dovuto metterci uno che realizza il programma di Berlusconi, però provando ad avere il consenso di gran parte del sindacato, del Partito Democratico, del Presidente della Repubblica, del Repubblica, del Corriere della Sera, dei grandi telegiornali che ormai avrete fatto caso, tutti uguali. Cioè la sera comincia alle 7 con il TG3 e TG Monti. TG Monti comincia alle 7, potete guardarli tutti, da Bianca Berlinguer a Emilio Fede, da Mentana fino al TG1, sono tutti TG Monti. Una cosa di regime così in Italia non c'è mai stata. Questa situazione è una situazione che va avanti perché dietro, appunto, con il governo Monti non c'è solo il governo Monti, c'è un potere economico, finanziario, europeo, che si dà i voti l'uno con l'altro,
Monti viene dalla Goldman Sachs, la quale Goldman Sachs ha detto bello il governo Monti, ma sono gli stessi, cioè si danno i voti da soli. Oggi il capo dell'Ocse, che è un banchiere anche lui, ha detto ottimo alla riforma del lavoro, non c'è ancora il testo, però è già ottima. Perché? Perché l'ha fatta Monti, si fanno tra di loro, cioè si danno le approvazioni l'uno con l'altro, è un regime che abbiamo con. E allora, posso andare avanti ancora a descrivere perché ce ne abbiamo tanto da raccontare, però io vorrei andare invece alla sostanza. Quello che abbiamo di fronte quindi è un modello. È un modello economico, un modello di società destinato a durare, se non lo fermiamo. Perché il programma che sta decidendo il governo, questo programma, che stanno approvando il Parlamento, impegna i prossimi 22 anni. Non ho detto una cifra a caso, impegna la politica italiana per i prossimi 22 anni. Perché dico questo? Perché nel silenzio più totale, nella disinformazione più totale dei cittadini, si stanno prendendo impegni fino al 2034. Fino al 2034 questo governo. Perché? Perché questo Parlamento, che è improvvisamente diventato un Parlamento costituente, di padri della patria, è lo stesso Parlamento che un anno fa aveva votato che Rubi era davvero la nipote di Mubarak. Questo Parlamento qui è improvvisamente diventato un Parlamento che cambia la Costituzione senza neanche farci votare e mette il pareggio di bilancio in Costituzione, cioè mette, per capirci, il fatto che lo Stato non può più fare debiti per comprare case, scuole, ospedali, cancella questo. Ma non fa solo questo, perché contemporaneamente al pareggio di bilancio in Costituzione prende l'impegno dal 2014, perché sono tecnici ma hanno capito che le cose, le stancate bisogna cercare di darle dopo le elezioni, la stessa cosa che sta facendo il Partito Democratico sull'articolo 18. L'unica cosa che ha concordato chiaramente con Monti è che se ne discute dopo le amministrative. A maggio si va a votare sull'articolo 18, prima faranno una bella campagna dicendo noi difendiamo l'articolo 18, poi dopo diranno lo spread non vuole, l'Europa non ci sta e quindi dobbiamo piegarci, ce lo chiede l'Europa, esatto. Allora, dicevo, a proposito appunto che ce lo chiede l'Europa, hanno firmato un accordo che si chiama Fiscal Compact. Questo accordo, Fiscal Compact, ci obbliga davvero a un meccanismo di usura, perché noi abbiamo in Italia un debito pubblico di circa 2.000 miliardi, questo Fiscal Compact obbliga l'Italia dal 2014 a dimezzare questo debito, cioè a portarlo da 2.000 a 1.000 in 20 anni. Cioè vuol dire che ogni anno per 20 anni, la divisione è abbastanza semplice, 1.000 diviso 20, noi dobbiamo pagare 50 miliardi di euro ai nostri creditori. Una cosa da paese in guerra che deve pagare le riparazioni, capite? Cioè è una cosa peggio della Grecia. Noi 50 miliardi all'anno li possiamo trovare solo in due modi. In due modi con queste politiche. Uno, vendendo tutto, anche il Colosseo. Già fatto. Metterci una bella scarpa tonda sopra. Due, con l'inflazione. Tenendo i salari bassi e facendo aumentare enormemente i prezzi, questo svaluta un po' il valore del debito. E quindi non a caso oggi i prezzi stanno aumentando tantissimo, mentre i salari, i nostri salari stanno scomparendo per chi li prende, ma anche per chi, per poi ci sono quelli che non li prendono, i disoccupati, i disoccupati, eccetera, ma anche quelli che li prendono. Quest'anno, già adesso, l'aumento dei prezzi reali è al 5%, mentre quello dei salari è all'1%. Quindi noi siamo di fronte a una perdita di
alla fine anno vuol dire che per un salario medio di 1500 euro, 1200 euro, 1200 o 1500 euro netti al mese, per un salario di questo tipo ci sono 150 euro in meno di potere d'acquisto al mese nella vostra paga. Quindi vuol dire che sì, il salario di 1200 euro sta diventando il salario di 1000. E quindi ci avviciniamo a quella cosa, a quell'idea folle, ma che è l'idea vera della Banca Europea, di Draghi, di Trichet, eccetera, di dire che l'Italia deve avere salari di 600 euro. Quindi la verità è che questa politica economica serve una sola cosa: a far andare a posto i conti finanziari delle banche. Pochi giorni fa, lo stesso giorno in cui il governo ha fatto il provvedimento, ha annunciato il provvedimento sull'articolo 18, ha fatto anche i provvedimenti sulle banche, cioè ha tolto quel minimo di coraggio che aveva avuto il Parlamento, no? Cioè il Parlamento aveva deciso che c'erano le commissioni che si pagano alle banche, cioè i costi di tutte le cose venivano drasticamente tagliate. Le banche hanno fatto proteste, hanno minacciato di dimettersi e tutte queste cose, e il risultato è che le commissioni erano esattamente ridate come minimali. Le banche, in più, le banche hanno avuto, a proposito del fatto che non ci sono soldi, le banche hanno avuto dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, 140 miliardi di euro al tasso dell'1%. E sapete cosa hanno fatto le banche? Hanno comprato, comprando queste cose qui, avendo i soldi all'1%, hanno comprato i titoli per Stato al 4-5%. Hanno fatto usura sulla nostra pelle. Noi paghiamo questo debito. Noi abbiamo fatto abbassare lo spread. Noi con le pensioni, adesso spiegano che è un dramma le pensioni. Ci credo, noi abbiamo oggi il sistema pensionistico più feroce d'Europa. Solo in Italia si va a andare in pensione tra i 67 e i 70 anni. Non c'è nessun paese d'Europa che ha la pensione così tardi, nemmeno la tanto decantata Germania. Ma è ovvio, a parte che io ogni tanto mi sono anche un po' stufato di quelli che dicono dobbiamo fare il modello tedesco, il modello tedesco. Mi verrebbe da chiedergli, quando dicono modello tedesco, specifica di quale epoca tedesca. Perché ho l'impressione che non pensino alla Germania di oggi, pensano ad altre Germanie. Perché certe volte dicono modello tedesco, che poi vuol dire sostanzialmente distruzione di tutti i diritti. Germania non è così. E quindi, dicevo, noi abbiamo questo sistema pensionistico e però abbiamo nello stesso tempo un governo che distrugge gli ammortizzatori sociali, li taglia tutti, perché la controriforma degli ammortizzatori sociali ha proposto, io propongo una riforma del linguaggio. Non diciamo riforme, diciamo controriforme. Quello che fa il governo sono tutte controriforme. Contro riforma delle pensioni, contro riforma del mercato del lavoro, contro riforma della sanità, sono tutte cose che cancellano le riforme e ci portano indietro. Ebbene, cancellano gli ammortizzatori sociali, il che vuol dire che oggi noi avevamo fino adesso un sistema che più o meno in un momento di crisi è riuscito a far sì che ci fossero le persone di una certa età che venivano cacciate dai luoghi di lavoro, che venivano cacciati dai luoghi di lavoro, che avessero una copertura fino alla pensione. Questo salterà completamente. E quindi noi avremo le persone che arrivano a 50-55 anni, che saranno troppo vecchie per lavorare e troppo giovani per andare in pensione, e avremo quindi il precariato di mezza età, 15 anni di precariato di mezza età che si scontra con il precariato dei giovani. E alla fine questo aprirà uno scontro terribile, e alla fine vedrete che pagheranno di più i giovani, perché è evidente che a quel punto, quando ho licenziato un anziano, quando posso pagare un lavoratore anziano che magari ha una certa esperienza, una maggiore professionalità, posso riassumerlo e pagarlo 800 euro con un giovane, a quel punto io riassumerò l'anziano e il giovane lo lascerò in mezzo a una strada. In ogni caso ci sarà la guerra tra i padri e i figli per lo stesso posto precario. Questo è il modello che hanno in mente.
questo è un modello selvaggio e noi lo dobbiamo combattere. Allora, noi abbiamo cominciato a metterci in moto prima che questo succedesse, quando abbiamo visto che il governo Berlusconi cominciava a scricchiolare, abbiamo fatto le prime assemblee come qui mettono debito e abbiamo detto abbiamo due avversari, abbiamo detto allora, c'era ancora Berlusconi, uno è Berlusconi, l'altro è il governo delle banche che in tutta Europa sta distruggendo i diritti sociali. Diciamo che ci hanno semplificato il lavoro, nel senso che hanno mandato via Berlusconi e il governo delle banche l'hanno messo in Italia, così. Adesso però dobbiamo mobilitarci, perché vedete, se c'è una cosa che mi fa inibberire e mi fa anche un po' vergognare, è quando Monti va all'estero e dice io ho fatto questo, io agli italiani gli ho fatto questo, io agli italiani gli ho fatto quest'altro, io agli italiani gli ho fatto quest'altro, però non protestano. Però non protestano. Questo sta dicendo. L'ha detto anche oggi. Gli italiani sono d'accordo con me. È un altro urto del Signore, è l'urto del Signore duro, anche l'altro diceva così. Sono quasi uguali, ma adesso sono anche. Tutti e due hanno i settimanali chi, eccetera, che li esalta, quindi. Ecco, allora. Tra parentesi, ci avete fatto caso che da quando Monti è al governo Berlusconi viene assolto in tutti i processi? Sarà un caso? Sarà un caso? Paolo Di Vetta va in galera e Berlusconi viene assolto in tutti i processi. Questa è la novità, questo lo dico non a noi che lo sappiamo, lo dico, lo voglio dire a questa ormai insopportabile ipocrisia del Partito Democratico che difende questo governo, che è il governo più di destra della storia del nostro paese. Questa è una cosa che noi democratico devono saperle queste cose. Siamo al ridicolo. Guardate, in Francia c'è una campagna elettorale molto tesa e c'è le forze di sinistra che si stanno battendo contro Sarkozy, quella più moderata che è quella di Hollande, quella un po' più radicale che quella di Mélenchon, poi ci sono anche altre forze, tutte queste forze contestano quello che ho detto prima, il trattato europeo. Hollande è andato nel suo programma, poi bisogna vedere se lo realizza, ma comunque nel suo programma elettorale dice no al modello Sarkozy, no al fiscal compact, no al trattato europeo. Bersani è andato a sostenerlo, a parte il fatto che appena è andato a sostenerlo è caduto nei sondaggi, quindi è questo non lo chiameranno più, ma a parte questo c'è, Bersani sostiene chi è contro Sarkozy in Francia e poi qua sostiene Monti che dice che bisogna che sia rieletto Sarkozy. Questo è un gioco delle tre carte che deve finire. Non possiamo continuare a farci fregare così e non possiamo affidare a queste persone il nostro futuro. Dobbiamo cambiare le cose ed è allora il movimento No Debito e anche la manifestazione. Non è un cartello elettorale, non vuole partecipare alle elezioni, però vuole rivendicare un'altra politica. A non sprecare i soldi in un obbrobrio come, per fare un esempio terra a terra qui a Roma, la stazione Tiburtina, 400 milioni di euro per una bara di cristallo vuota, 400 milioni di euro, immaginatevi nel vostro quartiere, per modo di dire. Quindi diciamo, in questa città decentrata cosa si può fare con 400 milioni di euro facendo lavorare la gente, facendo servizi, facendo non le grandi opere, ma milioni di piccole opere che servono, case, scuole, strade, ospedali, servizi. Noi le abbiamo le proposte, abbiamo le proposte sul lavoro. Noi diciamo che in questo momento di crisi bisognerebbe fare l'esatto contrario di quello che stanno facendo. Uno, garantire il reddito ai disoccupati. Due, ridurre l'orario di lavoro a chi lavora. Perché questa è l'unica prospettiva per affrontare questa crisi. Non quella di oggi che incentiva gli straordinari, per cui hai i disoccupati e quelli che lavorano 50 ore o 60 ore alla settimana perché hanno paura di perdere il posto.
questo aumenta la crisi. Certo, fa guadagnare di più, ma aumenta la crisi. Possiamo, noi abbiamo bisogno di affrontare l'ambiente, ma insomma, ripeto, possiamo fare noi le proposte, le abbiamo. Il problema è che lo sanno anche loro che abbiamo le proposte, ma queste proposte nostre non gli fanno guadagnare 1000 stipendi per manager, non gli fanno guadagnare la speculazione, sommettono in discussione il loro potere. Quindi noi abbiamo bisogno di rimettere in campo un movimento di lotta che metta in discussione il loro potere, che abbia una forza sufficiente da aprire una crisi nel loro potere. Questo è quello che vogliamo fare. E quindi bisogna essere ambiziosi e coraggiosi in questo momento. Bisogna smettere di piangersi addosso. Abbiamo rilanciato questa manifestazione del 31. Devo dire che all'inizio abbiamo dovuto fare, compagni lo sanno, tante discussioni. Il 15 ottobre è andato male, eccetera. Cosa rifacciamo il 15? Basta piangersi addosso. Gli altri non piangono, ci fanno piangere. Quella della Fornero sono lacrime di coccodrillo, l'abbiamo capito tutti. Piangono su di noi, noi siamo quelli che piangiamo. Quindi basta piangerci addosso. Dobbiamo ripartire, ritrovare la forza di lottare e di organizzarci. E questo allora è quello che noi vogliamo fare. Costruire uno spazio, costruire un'organizzazione, costruire un'alleanza che metta in campo una forza, come ci sono in altri paesi. I movimenti degli indignati in Spagna, i sindacati che si mobilitano di più, i movimenti che ci sono anche negli Stati Uniti. Noi abbiamo chiamato la manifestazione del 31, occupiamo Piazza Affari, non è originale, occupiamo Occupy Wall Street, cioè hanno cominciato anche lì a dire che non vogliono essere governati dalla banca, dalle finanze, dai grandi manager. Quindi dobbiamo ridare questo, c'è tanta gente che si chiede oggi se questa società è giusta. Guardate, anche gente che ha votato a destra, cioè, che si chiede, che non capisce, eccetera, è il momento di intervenire su questo. Certo, c'è una parte della popolazione totalmente rassegnata, c'è una parte della popolazione anzi che dice io accetto la guerra tra i poveri e la voglio fare e ci partecipo e quindi lavoro perché perdi tu e vinco io. C'è una parte che è entrata in questa logica, però c'è una parte che non ci sta. E noi intanto organizziamo questa parte. Partiamo con chi è disposto a mettere in discussione questo modello ingiusto che abbiamo di fronte. E io credo che se il 31 andrà bene, come ci auguriamo, potremmo dire siamo ripartiti. E bisogna ripartire perché gli altri impegni hanno un progetto ventennale. E quindi noi dobbiamo organizzarci per metterlo in discussione dall'inizio e fino in fondo. Grazie.